Quindi io ritengo che ben venga la commissione d'inchiesta e che faccia luce e giustizia nello stesso tempo, perché quella scuola materna dopo la chiusura è stata vandalizzata, è stata data alle fiamme, ci sono stati illeciti. Nell'intervento del consigliere Lo Coco, tra l'altro parte interessata perché è proprio di quella frazione, le parole sono state: ci sono stati degli illeciti. Questa cosa mi lascia veramente pensare, perché se io dichiaro una cosa del genere e non ho denunciato, sono quasi complice, anzi per meglio dire sono complice. Lei ha dichiarato da questo microfono: ci sono stati illeciti. Bene, probabilmente le chiederemo, visto che lei non ha avuto il coraggio di denunciare, di metterci al corrente di quali illeciti ci sono stati. Consigliere Guzzo, lei mi ha chiamato quando io ho detto che ci sono degli illeciti. Allora lei ha capito male, io la prego, quando ascolta, di ascoltare con attenzione. Io ho detto che mi sento rappresentato da questa commissione, soprattutto dal consigliere Gullo, il quale conosce bene. E quindi se vi sono degli illeciti, sicuramente questa commissione farà sì che se illeciti vi sono, saranno portate alla luce. Lei quando si parla la prego di ascoltare attentamente, grazie. Il mondo si consigliere fa così, Russo, che quando si istituiscono commissioni di inchiesta, che fatti che possono riguardare ex amministratori, possono riguardare fatti politici di ex amministratori, questi amministratori non ci debbono stare. Fatto di opportunità politica, la connessione, connetta lei, consigliere Gullo, si connetta lei. Consigliere Russo, la richiama all'ordine. Consigliere Russo, come ho richiamato il consigliere Gullo, non è possibile. Consigliere Gullo, vi prego di moderare i termini. Consigliere Costantini, mi scusi ancora. Ho cercato di spiegare che l'opportunità politica ci poteva essere se era una commissione di inchiesta di apertura della scuola. E siccome io per 30 anni l'ho tenuta aperta, conosco fatti e misfatti di questa scuola. Se lei qua sta sostenendo che la mia sensibilità... Lei ci stia zitto! Consigliere Russo! Lei! Consigliere Russo! Se sostiene... Ma la mia opportunità politica! Consigliere Russo! Non mi deve portare in questa commissione perché lei non vuole che io vada in commissione a rappresentare i fatti che conosco e ne faccio una denuncia pubblica a questa sede. Non vuole che io vada in questa commissione perché io conosco tutto di questa scuola. E finalmente viene il momento di raccontarle. Per 5 anni sono stato zitto. Perché se c'è un motivo per cui io l'ho tenuta aperta e poi fu chiusa, lei non vuole che io la vada a dire. Questa è la verità. Questa è la tragica verità. Una verità inquietante. Una verità che pone seri dubbi sulla correttezza dell'agire in questo Consiglio Comunale. Quindi comunque è un arco temporale che coinvolge, può coinvolgere politicamente più amministrazioni. Al di là di quelle che possono essere le responsabilità o meno, ci sono anche degli eccessi probabilmente di sensibilità politica. Mi sembra anche che
qualcuno che sia intervenuto precedentemente forse avesse troppo trasporto nei confronti della vicenda, e credo che questo non sia neanche un bene per quelli che poi potrebbero essere i lavori della Commissione. Peraltro mi chiedo, onestamente mi chiedo, visto che si fanno denunce da questo microfono dicendo che si conosce tutta la verità sulla scuola di Via Polizzi, che si cercava l'occasione addirittura di una verità inquietante, mi domando com'è che non siano state denunciate queste vicende. Forse parliamo di denunce politiche, non so, non conosco i contenuti di questa verità, com'è che non siano state denunciate prima e si sia atteso che dei cittadini chiedessero l'istituzione di una commissione.